Buonasera dal TG1 al Quirinale, lo scambio di auguri tra il Presidente della Repubblica e le alte cariche dello Stato. Nel suo intervento Mattarella invita i partiti ad evitare tensioni, la politica non sia solo scontro, dice, serve rispetto e dialogo. Occorre risolvere i problemi andando oltre la ricerca del consenso, afferma. Serve una politica lungimirante che guardi al futuro. Il servizio d'apertura è di Nadia Zikoski. Il tradizionale consueto augurio, felice anno nuovo, esprime il fascino e la suggestione del futuro. È un invito ad alzare lo sguardo dal presente, a pensare una politica lungimirante proiettata sul futuro, il discorso di Mattarella alle alte cariche dello Stato. Ruota intorno ai cambiamenti rapidi e carichi di conseguenze sulle nostre vite, a cominciare da quelli dirompenti del clima che fanno apparire fragile il nostro territorio, rendendo indispensabili politiche nuove. Una nuova idea di cura del territorio e della sua difesa, basata sulla prevenzione del rischio e non centrata sulla fase dell'emergenza. Prevenire è un dovere. Alzare lo sguardo non significa parlare di altro, dice Mattarella, è un modo per risolvere i problemi anche gravi guardando oltre la ricerca del consenso, assumendo decisioni veloci come le trasformazioni, quelle in atto nel mondo del lavoro, per esempio, che quando c'è è precario e sottopagato invece di essere remunerato e tutelato. Un richiamo al metodo al quale il capo dello Stato affianca quello alla forma. La politica è anche scontro, dice, ma bisogna sapersi confrontare. Chi riveste ruoli istituzionali deve avvertire la responsabilità di farlo in nome e per conto di tutti i cittadini. Il rispetto rappresenta il più efficace antidoto all'intolleranza. L'omaggio e l'augurio più diretto va alla neoeletta Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia. Le donne sono portatrici di crescita ed equilibrio, riconosce, anche se molta strada resta ancora da fare.